Infatti, molto spesso il nostro cervello, ancora prima di uscire, inizia a pensare a tutte le cose negative che possono succedere. Ehi tu, ciao e benvenuto in questo nuovo vlog. Fin da quando ero piccolo sono sempre stato introverso. Se anche tu sei introverso, ti saranno capitate situazioni del tipo che sei fuori con un tuo amico, state camminando e il tuo amico incontra dei suoi amici che tu non conosci e ci inizi a parlare e tu rimani l'immobile non sapendo che fare, non sapendo se presentarti o meno. Ecco, in questo video volevo parlarti di alcune tecniche o trucchetti che utilizzo per espandere la mia zona di comfort, per essere più social. Ma prima di iniziare ti chiedo di iscriverti e attivare la campanellina se ti piacciono video come questi o anche cover musicali. Il primo punto riguarda le dipendenze. Molti di voi adesso si staranno chiedendo: le dipendenze, cosa c'entrano con l'introversione, con l'essere timidi o comunque poco sociali? Adesso vi spiego. Supponiamo che, non lo so, siete andati a mangiare fuori o avete ordinato la pizza a casa e vi siete uccisi di cibo. Inizialmente, quando state mangiando la pizza o comunque quando state mangiando quel cibo, vi sentite bene, vi sentite felici, vi sentite appagati appunto dal cibo. Però se ci pensate, cosa succede dopo? Vi sentite super pigri, vi sentite stanchi, non vi va di parlare con le altre persone, vi va di riposarvi, di stare tranquilli. Perché succede questo? In pratica c'è un neurotrasmettitore nel nostro cervello che si chiama dopamina. La dopamina serve per la motivazione e ci rende anche più sociali. Ovviamente ha anche altre funzioni, ma queste diciamo sono quelle che ci servono per questo video. Cosa succede nel cervello quando mangiamo tanto? Il nostro cervello produce un sacco di dopamina e infatti in quel momento in cui stiamo mangiando quella pizza, per esempio, ci sentiamo appagati, ci sentiamo bene. Cosa succede dopo? La dopamina cala a picco e questo cosa ci porta? Ci porta a essere super pigri, non vogliamo fare niente, non vogliamo essere sociali. Ora il cervello normalmente, senza queste dipendenze, produce un tot di dopamina. Ma a lungo andare con delle dipendenze inizia a produrne di meno perché si rende conto che con queste dipendenze ne sta producendo tantissime e quindi dice: ah, ok, non abbiamo bisogno di tutta questa dopamina, e quindi inizia a produrne sempre di meno. Quindi cosa succede? Che in pratica, dopo un po' di tempo che pratichi quella dipendenza, il tuo livello base di dopamina è sempre più basso e quindi sei sempre più pigro e sempre meno sociale. Il consiglio che posso darti è di eliminare più dipendenze possibili o comunque di ridurle al minimo. Quindi se per esempio, non lo so, mangi tantissimo tutta la settimana, magari concediti un giorno di sgarro dove ti uccidi di cibo, però poi gli altri giorni, insomma, cerchi di mangiare più o meno sano. On our skin, we are young, we feel everything. It's starting to begin. Ed eccoci in cucina. Comunque, parlando di cibo, se volete sapere come mangiare pane col tonno e pomodoro oppure anche roba più schifosa dimagrendo, scrivetemelo nei commenti e ci farò un video al riguardo. Comunque, tornando a noi, il secondo punto è l'amico estroverso. Tutti noi, infatti, abbiamo quell'amico che vuole sempre uscire, vuole sempre parlare con persone nuove, conosce tantissima gente ed è super sociale. Quindi, se avete un amico come questo, sfruttatelo. Io per esempio in estate mi sono letteralmente forzato ad uscire quasi ogni giorno con questo mio amico e ho detto: facciamo tutto quello che vuoi tu e io ti seguo solo. E quindi la maggior parte delle volte mi presentava persone nuove, oppure andavamo in posti che non conoscevo, luoghi pieni di gente. E questo all'inizio, come potrai immaginare, non è molto confortevole se sei introverso. Però ti assicuro che se lo farai per un periodo ti ritroverai con molta più sicurezza in te stesso. We can break the silence. Dovuto interrompere le riprese per delle mucche giganti. Un modo che ho trovato per diventare più sociale è di accettare qualunque invito ti pongano per un determinato periodo di tempo, anche se non ti va. E all'inizio sarà veramente frustrante, non ti andrà,
tutto il tuo corpo, il tuo cervello ti dirà no, non ci andare, stiamo a casa, guardiamo la TV, una serie TV, stiamo al cellulare. Però ti garantisco che se riesci ad avere la forza per andare a quell'evento, per andare a quella festa o insomma per uscire con quel tuo amico, la maggior parte delle volte ti ritroverai a divertirti. Infatti molto spesso il nostro cervello, ancora prima di uscire, inizia a pensare a tutte le cose negative che possono succedere quando esci, quando in realtà poi alla fine non succede niente e ti diverti, per la maggior parte delle volte ovviamente. Quindi sì, se sei in grado di spingerti oltre quel primo momento di noia, di pigrizia, vedrai che riuscirai ad avere molti più risultati a livello sociale. Consiglio di usare questa tecnica e il più a lungo possibile, anzi dovrebbe diventare quasi uno stile di vita. Però se diciamo sei alle prime armi o comunque non hai tutta questa forza di volontà all'inizio, lo capisco benissimo perché anche io sono partito così, poniti per esempio 10 uscite di fila dove ogni volta dici di sì. L'ultimo consiglio che ho da darti riguardo l'introversione è quello di accettarla, di accettare la tua introversione. Dopo che ti sei spinto a parlare con gente nuova oppure aver esplorato posti nuovi, concediti del relax, concediti di guardare il cellulare, di guardare la tua serie TV che preferisci, non essere duro con te stesso o pensare che sia una cosa sbagliata. E niente, anche questo vlog è finito. Condividi questo video con un tuo amico introverso oppure estroverso per fargli capire come sei fatto. E niente, spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao!